Avete capito? Avete capito perché l'ho tirata tanto per le lunghe? E questo per fortuna è stato solo un esercizio di fantasia. Ma sembrava tutto vero. Ci avete creduto? Ma come si fa a credere a questo? Come si fa a pensare che l'amore possa dissolversi così? Scomparire all'improvviso? E i baci? Le carezze? Le speranze? L'amore? E io non ci credo. No. Io credo invece sia rimasto sepolto, soffocato sotto una grande quantità di interferenze, intrusioni, pressioni di ogni genere, che nulla hanno a che vedere con l'amore. Io credo sia proprio così. Ma non sarà che quando due persone si amano fanno paura? A chi? All'infelicità. L'infelicità sembra diventata il motore del mondo. Rende parecchio. Due persone divise spendono più di due unite. Due case, due automobili, due lavatrici, due dentifrici, tutto doppio. Anche l'infelicità. E attenzione, le persone infelici spendono di più perché hanno bisogno di premiarsi. Non va. Così non va. Ora io mi trovo in un certo imbarazzo. Dovrei celebrare questo matrimonio, ma con quale consapevolezza? Con quale coscienza? Quella dei loro sì? E quanti saranno adesso lì a rispondere? Quante voci, comportamenti, esperienze ci sono dentro quei due? Due sole? O 4, 6, 8, 10, 100, 1000. Purtroppo io oggi dei loro sì non me ne faccio più niente. A meno che... A meno che oggi a darmi un sì non siate proprio voi. Da soli come potrebbero farcela? Come potrebbero resistere? Per me oggi sarebbe tutto diverso se foste voi a sposarvi con loro, se foste anche voi pronti a condividere questo impegno. Allora sì che sarebbe un matrimonio speciale. Quando due persone amano, amano il mondo. E il mondo deve ricambiare, o no?